e sono sicurissimo, sto video verrà una merda, come al solito. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Come detto oggi siamo di nuovo con un altro video dopo due settimane. Perché questa cosa? Ragazzi, ho dovuto montare la mia nuova stanza, poi vabbè, un paio di giorni impegni e altre cose, quindi mi hanno costretto a non fare video. Vabbè, come avevo detto già le altre volte, verso settembre-ottobre sembrano arrivate nuove serie, nuove tipologie di video, infatti ci sto lavorando, ho scritto già tutto, la roba che mi serviva finalmente e sono pronto per, diciamo, per partire. Del resto, oggi vi mostrerò la mia location. Probabilmente adesso sentirete la mia voce in modo decente perché giustamente ho la telecamera in bocca. Però comunque ragazzi, in modo semplice volevo farvi vedere questa piccola libreria tra virgolette. Anche se mancano tutti i miei manga perché tempo fa li ho venduti. Genialità, poi ritorno a comprarli. Però lasciamo stare queste cose. Da qui vediamo il mio lettino telefono. Lettino telefono. Va bene. Del resto comunque la stanza non è nulla di così spettacolare, però comunque è qualcosa di decente e manca, lì manca lo specchio, non ci fate caso. Lì lo devo mettere, mi sono dimenticato, ce l'ho, ma mi sono dimenticato. Lì lascia stare, sono tutta robaccia che non serve, che butterò prima o poi. Diciamo che la cosa più figa della mia stanza è il computer, ovvero la scrivania con tutta la mia roba. I colori si adattano proprio alla perfezione, si è spento lo schermo a fanculo. Alla perfezione, perché comunque il mio computer nero, blu, nero e blu insieme fanno una bella accoppiata. Poi del resto la scrivania è ottima, devo essere sincero, ottima. Non ho nulla di cui lamentarmi. Del resto poi c'è le mie chitarre, però lasciamo stare in un angolo triste da sole. E questa è l'ultima cosa che devo fare, aggiustare il baccone, se mai ci riuscirò. Del resto sono le mie sedie da gaming. Come vedete ragazzi, la stanza non è enorme, immensa, ma comunque non c'è più l'eco. La stanza è abbastanza piena, ci sono tante cose da mettere perché comunque lì mancherà, non so se metterci qualcosa, sì, l'ho fatto apposta così, non so, l'ho messa storta, l'ho messa di proposito. Del resto diciamo che ho molte cose da riempire, questo è il mio... è la mia gioia, questo poster, è la cosa più bella che abbia. Ovviamente qui c'è tutta la mia roba, ho questa roba da riempire. Devo essere sincero, tutte le mie cose più importanti sono in quella nella scrivania, perché giustamente lo spazio è infinito. Cioè non ho mai visto una scrivania così, diciamo, profonda. Infatti vorrei solo farvela vedere, che è fighissimo. Ops, ora ammazzavo la mia chitarra. C'è una profondità immensa, cioè guardate, non finisce più. È abbastanza profondo e ci puoi mettere un sacco di cose. Comunque lasciate stare questo cassetto verso quello più sbagliato, dove ci sono tutte le cose del computer, buttate così a caso. Del resto la cosa più bella per me è il letto, la cosa più figa. Cioè io praticamente, il letto può diventare un matrimoniale fighissimo, che apri così, lasciate stare i cuscini e altro. Si allarga così e basta spostare uno dei due materassi. Infatti da una parte sono coperti, da una parte solo uno. I ragazzi non sanno fare il letto, non ci fate caso. Si prende uno dei materassi e lo appoggi qui. È fantastico, si dorme da Dio. C'è tanto spazio, addirittura ci puoi buttare tre persone praticamente. Comunque del resto, diciamo, la stanza è questa. E quella è la cosa più figa, il computer.